Cominciamo una nuova giornata insieme. Buongiorno, bentrovati. Questo è Just Today, in onda su Padre Pio TV ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 8:15 circa alle 10. Dunque siamo in diretta come ogni mattina anche in questo mercoledì 24 luglio. Giunga il nostro saluto, il nostro abbraccio qui da San Giovanni Rotondo, terra che custodisce la spiritualità di San Pio da Pietrelcina. Questa mattina, come abbiamo detto in anteprima, in mancanza dell'udienza generale di Papa Francesco, che nel mese di luglio è sospesa perché Papa Francesco osserva un periodo di riposo relativo, diciamo tra virgolette, perché comunque l'attività del Papa continua anche senza gli impegni pubblici, avremo modo di parlare di argomenti legati non solo alla spiritualità nei confronti del santo di Pietrelcina, ma anche di momenti di condivisione, di solidarietà, di volontariato nei confronti di coloro i quali questa estate la stanno passando magari da soli a casa, oppure nei confronti dei poveri, oppure nella tutela e nella cura del creato. Nello specifico, tra pochi minuti avremo collegato con noi Don Antonio De Rosa, che è il referente di un progetto molto bello di Caritas Italiana che già abbiamo in qualche maniera affrontato qualche mese fa. Il progetto mi sta a cuore: curare il presente per sognare il futuro, rivolto ai giovani dai 20 ai 30 anni, ed è un modo per, come dicevo appunto, esprimere la propria solidarietà nei confronti dei poveri, degli ultimi della società, ma anche nei confronti del creato. Dunque Don Antonio tra poco ci spiegherà alcuni dettagli di questa iniziativa molto bella. Ma a proposito di spiritualità, come dicevo, parleremo di questo cammino giunto alla 40ª edizione tra la cittadina di San Nicandro Garganico, a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, circa una trentina. Si svolgerà il prossimo sabato 27 luglio, un pellegrinaggio giunto alla 40ª edizione, che si svolge di notte a piedi tra i boschi del Gargano. Davvero un momento molto suggestivo che approfondiremo con gli ideatori e con coloro i quali organizzano a 40 anni di distanza dalla prima edizione appunto questo pellegrinaggio, questo cammino. Voglio ricordarvi il nostro numero di telefono WhatsApp 331 737 8033, per inviarci i vostri scatti, video, foto dal luogo da cui ci state seguendo, e saremo contenti, lieti di condividerli nel corso della nostra mattinata. Oggi vogliamo un po' stravolgere la scaletta perché vogliamo subito andare dall'altra parte dello studio per dare il benvenuto e il bentrovato a Maria Pia Picciafuoco per le prime notizie di giornata. A te Maria Pia. Grazie Leonardo, è fin troppo facile la battuta un po' amara, è meglio che tutti ci alleniamo ad andare a piedi, perché purtroppo le notizie sul fronte della viabilità sono davvero da via crucis in senso lato. Pensate che di nuovo, e fino a venerdì, l'Italia è divisa in due dal punto di vista della circolazione ferroviaria, e c'è nella provincia di Salerno un problema grave di cui poi parleremo di più, ma che di fatto impedisce la circolazione regolare verso la Calabria, la Basilicata e la Campania. Poi sul fronte invece dei voli va un po' meglio a Catania, perché l'eruzione dell'Etna a quanto pare non è più così pericolosa. Ma le notizie più importanti sono sul fronte internazionale, perché il segretario di Stato Vaticano Parolin ha incontrato Zelensky, impegno per una pace giusta e duratura. Trovate tutto su Vatican News. E dunque è stato ricevuto a Kiev, nella capitale appunto ucraina, dal capo dello Stato, e già come sappiamo dal punto di vista del rapporto tra la Santa Sede e l'Ucraina c'è anzitutto un aiuto concreto e sotto traccia per tutti coloro che, in particolare i bambini, hanno appunto bisogno di aiuto, e anche in maniera molto corposa, quindi con tanti inviati di Papa Francesco. Gli incontri istituzionali di questi giorni, avuti dal Cardinale Parolin con i vertici ucraini, hanno avuto ieri il momento centrale con il colloquio tra il Cardinale Segretario di Stato e il Presidente Volodymyr Zelensky,
rischi. E la segreteria di Stato ha scritto in un post che il porporato ha ribadito a Zelensky la vicinanza del Papa e soprattutto l'impegno a trovare una pace giusta e duratura per la martoriata Ucraina. Tra l'altro l'ordine al merito, cioè un'alta onorificenza dello Stato ucraino, è stata conferita al cardinale durante questo incontro. E noi, dal punto di vista delle possibili speranze di un mondo meno in guerra o comunque meno sull'orlo di situazioni veramente esplosive, abbiamo anche dalla DN Kronos una notizia che porta in primo piano il ruolo della Cina come mediatore internazionale, sia per la situazione a Gaza che appunto a Kiev. Un accordo storico, quello appena raggiunto, con la dichiarazione di Pechino tra 14 fazioni palestinesi. 14, pensate, quindi non solo Hamas e Al-Fatah, che sono le più celebri, con la prospettiva di un governo di riconciliazione nazionale al termine della guerra, che tutti ci auguriamo arrivi presto. Un passo storico, quello che potrebbe svolgere oggi appunto anche il ministro degli esteri ucraino, che per la prima volta dall'aggressione russa del 24 febbraio 2022 ha preso un ulteriore appuntamento con i vertici cinesi. Ormai gli occhi della comunità mondiale sono puntati appunto su questa mediazione che porta di nuovo, anche per motivi diversi dai soliti che sono in genere quello del gigante economico, la Cina in primo piano. Poi riparleremo e approfondiremo, ma voglio dare una notizia che riguarda gli atenei, riguarda l'università, perché nel nostro paese c'è eccellenza e spessissimo abbiamo parlato di Bologna, ora c'è stato il sorpasso. È Padova la prima nella hit degli atenei. Questa è una classifica ufficiale, quella del Censis. A te. Grazie Maria Pia, ci risentiremo più tardi per approfondire ulteriori notizie. Io voglio approfittare in questi due minuti prima della pubblicità per riepilogare, come di consueto, quelle che sono un po' le nostre piattaforme di riferimento, che sono complementari evidentemente alla nostra attività editoriale, a partire dalla nostra, dal nostro canale YouTube Padre Pio TV, attraverso il quale potete partecipare non solo alle liturgie in diretta, ma anche rivedere la nostra programmazione, le nostre interviste e anche, perché no, fare un salto nel passato attraverso tutto ciò che è stato fatto e attraverso il nostro archivio. E vi suggerisco anche di seguire, mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook Padre Pio TV, che è un veicolo importante di informazioni, non solo per appunto partecipare alle liturgie, ai vari momenti di preghiera che si tengono nel santuario di San Pio da Pietrelcina, ma anche per essere tra virgolette informati su tutto ciò che avviene sul nostro canale, nella nostra programmazione. E infine, visto che ci stiamo addentrando ormai nel cuore della settimana, dunque il weekend si sta per avvicinare, voglio suggerirvi il sito conventosantuariopadrepio.it, perché attraverso questo portale potete organizzare al meglio il vostro pellegrinaggio, prendendo nota di quelle che sono i vari orari dei vari luoghi, gli orari delle celebrazioni, le varie iniziative organizzate dai frati minori cappuccini e anche tutte quelle info che vi aiutano a partecipare in maniera attiva ad alcuni momenti importanti della vita del santuario, come ad esempio la fiaccolata mariana che si tiene ogni sabato a partire dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie e proseguendo poi sulla chiesa a cielo aperto di San Pio da Pietrelcina, ma anche ad esempio la preghiera sotto la croce. E ormai, visto che lo abbiamo anche detto ieri, il tempo comincia ad incalzare, siamo ormai a quasi
più o meno 2 mesi dalla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, vi invito a tenere d'occhio il portale perché tutte le eventuali informazioni riguardanti la novena prima in preparazione alla festa di Padre Pio e la veglia, che è poi il momento clou, il momento saliente, verranno veicolati anche attraverso questo strumento, attraverso questo portale. Bisogna guardarlo, prestare attenzione anche alla pagina Facebook del convento, che è un altro strumento molto molto importante. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, facciamo qualche minuto di sosta, la prima di giornata, e poi ritorniamo insieme con il nostro primo ospite. Come abbiamo detto in apertura, mentre ritorniamo in diretta, cari amici, l'estate è il tempo favorevole per partecipare ad iniziative di solidarietà, di volontariato, ma anche per considerare un impegno in tal senso in vista dei mesi più impegnativi dell'anno, nei mesi invernali. E allora questa mattina, a partire da questo presupposto, come vi dicevo, vogliamo aprire uno spazio relativo ad un progetto molto interessante di Caritas Italiana, dal titolo più che significativo, mi sta a cuore, curare il presente per sognare il futuro. E allora voglio dare il benvenuto a Don Antonio De Rosa, che è il responsabile di questo progetto per Caritas Italiana, che è collegato con noi, con un'amica, Miriam, che sta partecipando, possiamo dire, ad una delle edizioni precedenti di questo progetto, che è giunto alla terza edizione. Buongiorno ad entrambi e grazie per essere collegati con noi. Buongiorno. Allora, Don Antonio, partirei con te perché ecco, vogliamo un po' capire, entrare nel dettaglio di questo progetto così interessante, perché un anno della propria vita a servizio degli altri nell'ottica della gratuità e del dono di sé all'interno di un'esperienza di vita comunitaria è il... potremmo dire sono un po' i pilastri su cui si fonda questo progetto dal titolo, come dicevo, molto significativo, mi sta a cuore, che quest'anno ha una partnership importante, ne parleremo, con la GESCI, dunque con gli scout italiani, che tra l'altro compiono anche cifra tonda quest'anno. Allora, in cosa consiste questa iniziativa, Don Antonio? Allora, l'iniziativa consiste praticamente in un'esperienza che viene proposta ai giovani affinché insieme con Caritas Italiana, affinché attraverso quello che è il servizio al prossimo, attraverso l'aiuto di Caritas Roma, possano fare un'esperienza che possa accompagnarli nella ricerca del senso della vita, possa accompagnarli a riscoprire il fondamento della esistenza. Quindi Caritas si propone questa esperienza di protagonismo giovanile affinché i giovani possano esprimere i loro talenti. Spesso siamo tentati, no, nel giudicarli, nel poterli trattare male, nel poterli considerare come estranei a quella che è il nostro contesto civile e sociale, ma in realtà hanno tanto da esprimere, hanno tanto da poterci donare. E questo progetto ha il desiderio di poter accompagnare affinché questi ragazzi possano donarci i loro talenti e metterli a frutto insieme. E come dicevo, una partnership importante per questa terza edizione del progetto è quella con la GESCI, dunque con gli scout cattolici italiani, anche perché il focus di questa edizione è principalmente legato al tema del creato, al tema dell'ecologia. Allora, perché è importante sensibilizzare i nostri ragazzi, i giovani, che ricordiamo per questo progetto è richiesta un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, dunque perché è importante sensibilizzare questa fascia d'età, che evidentemente è decisiva anche per la crescita futura, che sia personale e professionale, su questo tema dell'ecologia, vista anche poi quel richiamo importante che Papa Francesco fa al tema cruciale, direi, dell'ecologia integrale? E sicuramente è fondamentale, no? In questo momento vi parliamo in diretta da Assisi, dove Miriam, insieme con gli altri giovani del progetto Mi sta a cuore, siamo qui per poter in qualche modo apprendere i fondamenti di quella che è la dottrina sociale della Chiesa, ma anche per poter respirare un po' che l'aria di San Francesco, e in qualche modo che ci ricorda, così come ci ricorda il nostro Papa, che tutto è connesso, è interconnesso, quindi non si può pensare all'uomo se non si pensa
quello che è il territorio, se non si pensa a quello che è l'ambiente, se non si pensa a quella che è l'economia. Quindi il desiderio di affrontare questo tema è il desiderio di prenderci cura della persona e del mondo in quello che è il suo, in quello che è il completamento di tutto questo. E del resto sono stati proprio i giovani di quest'anno, quindi Miriam insieme con quelli che sono i suoi compagni di viaggio a scegliere questo tema. Quindi io direi anche a loro Certo. non c'è il bisogno di sensibilizzarli. Io dico ai giovani di oggi già sono sensibilizzati a questo tema. Cioè il bisogno invece di lasciarlo esprimere, cioè il bisogno di poter noi più adulti chiedere aiuto a loro affinché possano veramente accompagnarci in questo cammino. Vedo Miriam annuire, dunque passerei a lei la parola per aiutarci un po' e per aiutare magari i ragazzi che ci stanno seguendo, che ci seguiranno nella nostra replica sui nostri social, a anche invogliarli a mettersi al servizio, perché tanti commentatori, tanti educatori parlano di questo desiderio incessante dei ragazzi di mettersi al servizio. E allora la testimonianza di una giovane, secondo me, da questo punto di vista può essere fondamentale e di aiuto. Allora lascerei a te, Miriam, la parola per aiutare un po' a capire effettivamente perché bisogna avere a cuore, in questo caso, diciamo per la terza edizione del progetto, l'ambiente, ma anche per le edizioni precedenti, puoi aiutarci tu a capire come si è dilatato il cuore, evidentemente. Allora, principalmente la nostra idea, dal momento che comunque la collaborazione è stata con le Ageshi, vedere già io ho avuto la fortuna di essere, far parte di un gruppo Ageshi, appunto, e quindi principalmente la cosa che mi rimaneva di più era il contatto diretto con la natura e anche con riuscire a rispettarla, riuscire a salvaguardarla, e quindi principalmente. Sappiamo tanto che in questo momento l'ecologia e la sostenibilità è uno degli argomenti più importanti e anche più difficili, perché comunque noi ragazzi, appunto, come stava dicendo Don Antonio, siamo perfettamente consapevoli di quello che sta succedendo e dal momento che ci hanno dato la possibilità di noi a scegliere il tema del prossimo Miss a Cuore, è stato comunque un momento dove ci siamo messi tutti quanti assieme a riflettere cosa effettivamente è importante in questo momento, quale potrebbe essere il tema che può dare una mano a dare la possibilità a questo anno di essere comunque un anno in cui impari cose nuove, ma soprattutto anche cerchi di creare nuove prospettive per i problemi che stanno succedendo al momento, perché comunque è molto, molto importante rimanere sempre nella realtà nel momento in cui ci ritroviamo e anche nelle problematiche che ci ritroviamo, perché comunque mi sta a cuore. Per quello che ho vissuto io, mi sta dando la possibilità non solo di crescere, ma anche di rivedere tutte le mie vecchie esperienze, di vederle da un punto di vista nuovo e anche di dare frutto a quello che ho imparato e darmi la possibilità proprio di mettermi in gioco, che principalmente secondo me è l'obiettivo principale di questo cuore, cioè dare la possibilità ai ragazzi di avere una voce, ma dare la possibilità ai ragazzi di creare progetti, idee. Attività, iniziative per i ragazzi, perché principalmente noi siamo sempre a contatto con la Caritas, che vediamo magari che è una Caritas che sta cercando in questo momento di riorganizzarsi e di darsi più un punto di vista giovanile, piuttosto che dare invece tipico gruppo che organizza, che principalmente sono persone più grandi, persone che magari sono più, passatemi le parole, di un vecchio stile, e invece danno la possibilità a noi di creare nuove iniziative, nuovi anche punti di vista che loro magari non ci pensano, non ci arrivano, perché ovviamente l'età, la differenza di età ci può stare, potrebbe essere anche quello uno dei problemi, ma invece piuttosto che dire no, dobbiamo continuare a fare così, lasciano completamente lo spazio a noi, che è quello, diciamo, principale di questo cuore, la completa espressività del ragazzo. Senti, Miriam, che cosa è stato per te? Che cos'è per te mi sta a cuore? Per me, allora, mi sta a cuore, possiamo dire, per riassumerlo in una parola, è esperienza e espressione. Esperienza e espressione, due parole. Perché
Perché, ripeto, mi hanno dato la possibilità di avere tanti tipi di esperienze con tanti tipi di realtà che io non conoscevo. E dal punto di vista dell'espressione, io negli uffici di Caritas Italiana, perché noi partecipiamo anche alla vita di Caritas Italiana all'interno degli uffici, e abbiamo avuto la possibilità di esprimerci attraverso progetti, attraverso idee, attraverso anche i nostri punti di vista che ci chiedevano. Loro, secondo voi, dal vostro punto di vista, cosa è meglio? Cosa potrebbe essere più vicino ai giovani? Quindi, secondo me, queste due parole racchiudono cosa è per questa. Per chiudere, Don Antonio, tu hai utilizzato un'espressione evidentemente biblica per riassumere anche il senso e il significato di questi progetti. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ora che diciamo siete giunti alla terza edizione, penso che un quadro, tra virgolette, più chiaro della situazione, se così si può chiamare, dei giovani, in qualche modo anche delle domande e delle risposte che attraversano le giovani generazioni, ve le siate date come risposte, no? Sicuramente leggiamo anche attraverso, grazie a questo progetto, quello che è un po' il vissuto dei giovani, ma soprattutto la grande sete. Oggi c'è il bisogno di poter incontrare qualcosa di importante, di poter sentirsi utili all'interno di questo mondo, il desiderio di poter valere per qualcosa. E allora cerchiamo proprio di intercettare questo bisogno. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Gesù, attraverso questa frase, sintetizza in qualche modo proprio il sentire il bisogno da parte dei giovani, dove c'è questo grande bisogno di potersi spendere per qualcosa di importante, c'è il bisogno di darsi da fare, c'è il bisogno anche di tendere la mano verso chi in questo momento magari vive quella che è la fragilità per poter dare il più. Quindi ci auguriamo che questo progetto possa in qualche modo aiutare chi è qui presente, chi lo sta vivendo, ma poter aiutare e sensibilizzare anche i tanti giovani che si danno da fare sotto tante forme di volontariato. Noi facciamo esperienza attraverso le nostre Caritas diocesane, che ci sono un esercito di giovani, centinaia di migliaia di giovani che spendono il loro tempo per poter aiutare chi è nel bisogno. E allora, Don Antonio, io faccio un brevissimo recap di quelli che sono alcuni punti fondamentali. Dunque, c'è tempo fino al 31 luglio per poter partecipare, poter ovviamente inviare la propria richiesta di partecipazione a questo progetto. Le attività prenderanno il via il 16 settembre 2024, dureranno fino al 12 settembre 2025. Attraverso ovviamente il sito internet della Caritas è possibile scoprire e recepire tutte le informazioni per partecipare, incluso appunto il bando di progetto. E per questo allora Don Antonio, io ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie anche a Miriam per averci aiutato un po' a capire il senso di questa bella progettualità e speriamo di risentirci insomma nel prossimo futuro per anche continuare a parlare di questo impegno di volontariato che coinvolge i giovani. Grazie, grazie di cuore ad entrambi e buon Grazie a pellegrinaggio ad te, saluti a Assisi. tutti i telespettatori. Grazie, Ciao. grazie, ciao, ciao, grazie, grazie a voi. Andiamo in pubblicità, ma prima però vediamo insieme un breve filmato dalla pagina social di Caritas Italiana relativamente alla progettualità mi sta a cuore e come parte una giornata tipo di questo progetto. Vediamo insieme il filmato e poi pubblicità. Ciao ragazzi, oggi vi facciamo vedere la nostra morning routine di come andiamo da casa mi sta a cuore all'ufficio. Venite. Sì, certo.
Avete visto, ragazzi? Questa potrebbe diventare la vostra nuova morning routine per arrivare dalla vostra casa al vostro ufficio. Però ragazzi, le iscrizioni sono fino al 31 luglio, quindi muovetevi! Ed eccoci ritornati insieme, stavo sfogliando un po' i vari scatti che sono giunti al nostro numero di telefono WhatsApp 331-737-8033, davvero tanti scatti provenienti da ogni parte d'Italia. E allora, mentre vi invito ancora a condividere con noi le vostre cartoline digitali, come piace definirle al mio caro collega Tony Augello, vorrei condividere allora questi primi momenti che ci vedono un po' tutti quanti insieme. E allora partirei dalla foto di Felicia che viene dall'isola di Procida, davvero una fotografia molto molto bella che penso stia a descrivere un'alba, o meno dei colori che sono ritratti pare proprio così. Comunque, grazie Felicia, buona giornata anche a te. Proseguiamo ancora con quest'altra fotografia, grazie mille, da Milazzo, Giuseppina. Poi proseguiamo ancora con una fotografia che viene sempre dalla Sicilia ed è dalla provincia di Messina. Grazie mille. Proseguiamo ancora con quest'altro scatto molto bello. Grazie ancora. È l'isola d'Elba, Barbara, che ci invia questa meraviglia. E poi ancora Natale e Rosa da Reggio Emilia, con un giardino ben curato. E poi ancora proseguiamo con questa fotografia che viene da Tricase, che ritrae una Madonnina, come scritto in didascalia. E chiudiamo con Simona di Alanno, che ci manda questo scatto dalla chiesa Madonna delle Grazie, oratorio di Alanno in provincia di Pescara. Dunque siamo in Abruzzo. Grazie davvero ai nostri amici per queste prime condivisioni di giornata. Vogliamo ricordare ancora una volta il numero 331-737-8033, mentre la regia ci fa arrivare una cartolina in diretta dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie in questa mattinata di estate inoltrata, fine luglio, con temperature finalmente un po' più accettabili. Ieri sera qui a San Giovanni Rotondo intorno a mezzanotte più o meno c'è stato un temporale refrigerante, come qualcuno ha scritto nelle varie chat, insomma nei vari gruppi di cui ognuno di noi evidentemente fa parte nella propria città. E questa mattina davvero si sta da Dio, come si direbbe. Allora, voglio anche approfittare, visto che ci siamo ed è mercoledì, perché noi di solito il mercoledì a quest'ora siamo collegati anche con Piazza San Pietro, e allora il senso della ferialità che stiamo vivendo è trasmesso anche da questa immagine che ci giunge in diretta dal Vaticano. Non c'è l'udienza generale, come abbiamo detto, come del resto tutto il mese di luglio. Le udienze poi riprenderanno a partire dal mese di agosto. E allora, detto questo, andiamo dall'altra parte dello studio per continuare a scoprire ciò che è successo in Italia e nel mondo con gli aggiornamenti di Maria Pia. A te la parola. E allora metto in testa, proprio perché abbiamo appena visto immagini in diretta da Roma, dal Vaticano, questa notizia che riguarda il cordoglio di Papa Francesco per la morte dell'ex presidente del Vietnam, Nguyen Phu Trong. Naturalmente, come di consueto, il telegramma è firmato dal segretario di Stato. Francesco manifesta la sua vicinanza spirituale alla nazione che piange la scomparsa di un politico che ha favorito
favorito e promosso lo sviluppo delle relazioni tra questo paese del sud-est asiatico e la Santa Sede. Inutile ricordare le turbolenze che il mondo intero ha attraversato nei decenni scorsi a causa della guerra in Vietnam, una delle più grandi macchie nella storia, in particolare proprio degli Stati Uniti d'America. Perché sottolineo questo? Perché adesso con il Corriere della Sera andiamo a capire come sta Joe Biden. Ha superato il Covid, è tornato alla Casa Bianca, ovviamente ricordiamolo ancora una volta, aveva già annunciato ormai 3 giorni fa che non avrebbe continuato a, ostinatamente, diceva qualcuno, a voler mantenere la nomination per il prossimo quadriennio, ma naturalmente resta il presidente degli States e sta appunto alla Casa Bianca, si è mostrato in pubblico per la prima volta dopo questa fatidica lettera. È stato annunciato che questa notte, notte in Italia alle 2 del mattino, ma saranno le 8 di sera, in particolare a Washington, Biden parlerà alla nazione proprio dallo studio Ovale, quindi nella maniera più ufficiale, spiegando le ragioni del suo ritiro dalla campagna elettorale, cioè con molta più dovizia di particolari rispetto a quello che aveva appena accennato, ma che è la sostanza dei fatti. Dirà anche come terminerà il suo lavoro per il popolo americano, cioè cosa farà nei prossimi 6 mesi che gli restano scarsi. Poi l'appuntamento più importante in agenda è quell'incontro con il premier israeliano Bibi Netanyahu. Bibi, il nomignolo si chiama Benjamin. Ricordo, prima parlavamo appunto della situazione tragica a livello istituzionale per quel che riguarda le autorità palestinesi così frazionate, così divise. Infatti c'è stata già una reazione da parte degli americani all'iniziativa cinese, però probabilmente l'aspetto che sarà maggiormente approfondito tra i due sarà la questione degli ostaggi, perché continuano anche a arrivare le notizie che alcuni muoiono. È un vero stillicidio, c'è più di 100 ostaggi ancora nelle mani dei terroristi di Hamas. Il presidente ha continuato a ribadire a qualcuno, pochi, che lo ha criticato per aver annunciato di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. È stata una decisione difficile, ma so che è una decisione giusta. Poi Massimo Gaggi, sempre per il Corriere della Sera, ci parla anche di come va nel gruppo di Trump, che sempre col suo tono un po' reboante aveva subito detto: adesso sarà tutto più facile, battere Kamala Harris risulterà più semplice anche rispetto a Joe Biden. Però in realtà il suo staff comincia a chiedersi se la questione dell'età ritornerà in primo piano, perché naturalmente c'è adesso, qualora Harris sia confermata appunto nella corsa, lui, 78enne, sfida una donna di 60. E lo sottolinea anche Anne Applebaum. Vi ricordo che c'è anche la versione in italiano, se volete approfondire tutto ciò, di The Atlantic. È semplice da trovare, un sito ricchissimo appunto anche di dettagli che sono, a mio parere, preziosi per capire l'atmosfera. Via via, ovviamente, il clima si arroventerà. Vedo che è piuttosto tardi. Voglio subito darvi notizie anche dall'Italia. Attraverso l'agenzia SIR abbiamo un commento di Don Gargiulo, il parroco a Scampia, dopo il crollo del ballatoio della Vela Celeste. Una tragedia che ci tocca profondamente. Alle vele non c'è nulla in totale sicurezza. Certo, era una situazione che non si doveva protrarre per così tanto tempo. Don Alessandro Gargiulo è parroco di Maria Santissima del Buon Rimedio. Ecco, sarebbe un grande auspicio proprio il titolo della Vergine in questo caso. Purtroppo i 2 bambini gravissimi tra i 7 feriti restano ancora in gravissime condizioni. Le vittime sono 2, vi ricordo. Poi ci sono appunto altri 5 feriti. Le famiglie sfollate hanno trovato evidentemente riparo e in 300 persone sono anche rientrate.
Io, se c'è tempo, volevo anche parlarvi di un appuntamento culturale fondamentale nel nostro paese, perché la Mostra Internazionale d'Arte di Venezia fa parte di quell'istituzione che è la Biennale di Venezia, che ormai da più di un secolo dà lustro al nostro paese. Però, Leonardo, se vuoi, rimandiamo a più tardi. Sì, Maria Pia, ci risentiamo più tardi, per questo ed altri aggiornamenti perché dobbiamo andare in pubblicità, il tassativo incombe, allora ci fermiamo e poi ritorniamo ancora insieme, questa volta con Fra Italo Sant'Agostino che ci parlerà del Santo del Giorno. E dunque, come promesso, adesso è il momento di dedicarci al Santo del Giorno. Fra Italo ci parlerà di una grande figura che oggi la Chiesa pone alla nostra attenzione. Vediamo chi è. Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 24 luglio, noi ricordiamo San Charbel. Ascoltiamo. Youssef Maklouf, Charbel è il suo nome da religioso, nacque in Libano nel 1828. Cresciuto in una famiglia cristiana, aderente alla chiesa maronita unita a Roma, frequentò la scuola imparando a leggere con i salmi e i testi liturgici in siriaco. A 14 anni già si ritirava a pregare in una grotta appena fuori dal paese. Dopo gli anni di noviziato e di preparazione al sacerdozio, trascorse 15 anni nel monastero di Annaia, dedito alla preghiera e alla contemplazione. La fama di santità che l'accompagnava fin dagli anni giovanili crebbe a causa di due miracoli che operarono altrettante guarigioni. Proprio per sottrarsi al plauso della gente, Charbel passò alla vita eremitica dormendo solo 3 ore ogni notte e passando il resto del tempo dedito alla preghiera, alla pietà e al lavoro manuale. Morì alla vigilia di Natale del 1898. Quella di Saint Charbel è stata una vita austera, soprattutto vissuta per la maggior parte nel monastero di Annaia, dove la sua vita era fatta di preghiera, di penitenza e di lavoro. C'è una massima sua che oggi voglio regalarvi. Dice: vi affannate tanto per il vostro avvenire e per quello dei vostri figli, ma il vostro futuro non sono gli ultimi giorni trascorsi in questo mondo, ma i primi istanti nell'altro. Vi sarete assicurati il vostro futuro e quello dei vostri figli quando garantirete loro il paradiso. Quante preoccupazioni, quante ansie, soprattutto per la nostra vita, ma anche quando si crescono dei giovani, ci si chiede se ce la faranno nella vita, se saranno onesti, gli si danno degli insegnamenti per cercare di guidarli verso una certa sicurezza nel futuro. E Saint Charbel ci provoca e ci dice: guardate che non è la sicurezza di questa vita che va cercata, non vanno preparati a questo. Anzi, avrete salvato i vostri figli, gli avete garantito un sicuro certo e splendido solo quando gli avrete garantito il paradiso. Allora questa grande provocazione oggi ci deve fare interrogare e soprattutto correggere, alquanto la nostra educazione verso i giovani o le pressioni che li mettiamo sono finalizzate unicamente alla concretezza, a un mondo contingente che passerà. Tante volte io vi dico: ma chiedete ai vostri giovani se sono innamorati? Ecco, perché l'amore è una strada certa verso il paradiso. Allora, con l'intercessione di Saint Charbel, cerchiamo di orientare i giovani soprattutto verso il paradiso. Saint Charbel prega per noi. È davvero una figura importante, San Charbel. Grazie Fra Italo per avercene parlato in questa giornata in cui la Chiesa lo pone alla nostra attenzione. A noi, a proposito di San Charbel, che è stato definito il Padre Pio del Libano, vogliamo ascoltare questa mattina una riflessione di Padre Paolo Fahd, un padre maronita che negli scorsi mesi è stato qui a San Giovanni Rotondo e ci ha aiutato a comprendere ancora di più questa spiritualità così speciale di San Charbel e anche della devozione di Padre Pio in questo paese meraviglioso che è il Libano. Ascoltiamo insieme. Un miracolo che è vivente ogni giorno. Dunque, Saint Charbel è conosciuto mondialmente adesso perché lui ha
adesso in Libano fa l'unità tra musulmani e cristiani, perché lui fa tanti miracoli con musulmani. San Charbel era un eremita, pieno di Dio, in silenzio assoluto. Anche la sua mamma è venuta all'eremo lì parlare, ha detto: mamma, ci vediamo in cielo, e non parlava più, mai. Dunque lui è gran santo del mondo, della Chiesa, e in Libano una devozione grande. Ogni giorno si trova delle gente sulla tomba che chiede aiuto, e lui protegge molto la fede dei cristiani del Libano. Lei, padre Paolo, vicino a Beirut, è a contatto diretto con una chiesa che potremmo definire un ponte con San Giovanni Rotondo, perché c'è padre Pio lì, una bella immagine di padre Pio che riproduce anche l'immagine stessa del nostro santuario, della nostra chiesa, con il mosaico della Madonna delle Grazie e gli angeli, appunto, che le fanno da corona. Ci può parlare di questa chiesa? Sì, la chiesa. Dunque, perché ho fatto questa chiesa? È un santuario con le mie confratelli nell'ordine. Abbiamo fatto un santuario aperto a tutto il mondo che viene. Perché? Perché io ho incontrato padre Pio quando era vivente qui a San Giovanni Rotondo. E non ho capito in quel tempo che lui mi accompagna in maggiorità nella missione che io sto vivendo. Dunque, abbiamo fatto questo perché un miracolo. Perché padre Pio, malgrado che noi abbiamo i nostri santi in Libano conosciuti, dunque c'è un amore per padre Pio dal popolo libanese, da tanti. Per quello c'è tre chiese in Libano, una chiesa che fatta dai cappuccini, frati di padre Pio, che sono amici a noi, vicino Beirut. E il santuario è nel Monte Libano, lontano da Beirut, e la chiesina che ho fatto per miracolo. No, io non ho avuto un'idea di fare questo, ma finalmente ho cominciato da fare, e tanti mi hanno aiutato a fare questa chiesa. Dunque, tante gente viene a pregare Padre Pio, guardare Padre Pio. Anche nel foto padre Pio dà pace. E abbiamo un'altra grande chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, dove padre Pio è fuori, aspetta la gente venire, e tutti vengono a pregare padre Pio prima di entrare. Dunque è conosciuto, e li amano, credono che veramente lui è protettore, è un santo di grande importanza per cristiani del Libano. Io sono sicuro che padre Pio è vivente oggi come era nel tempo a San Giovanni Rotondo, parla alla gente. Dunque, i santi non muoiono, vivono con noi, ma danno, e lui dà grazie ai fedeli. Ai fedeli. Lui è forte di sentire e capire la nostra, il nostro bisogno della grazia e della fede. Lui è vivente, io non lo vedo dormire, ma la grazia è vivente. Dunque sento questo con l'aiuto che io confido a lui le difficoltà dei fedeli, di me, e lui continua la sua missione come era vivente a San Giovanni. Grazie padre Paolo per la sua testimonianza, buon proseguimento di pellegrinaggio e buon lavoro per il suo ministero in Libano. Grazie a voi, noi vediamo anche la televisione di padre Pio in Libano e siamo molto felici di continuare di diffondere la
la santità di Padre Pio per il nostro popolo libanese. Questa mattina il nostro studio è più pieno che mai e non poteva che essere così per celebrare il 40° anniversario di un evento importante per un gruppo di preghiera importante, quello dell'Immacolata Concezione di San Nicandro Garganico, che si appresta al suo 40° pellegrinaggio a piedi tra la cittadina garganica appunto di San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo. Buongiorno a tutti, facciamo un saluto collettivo ai nostri ospiti perché avremo tanto da raccontare, tanto da dire e vorrei salutare però in maniera specifica l'anima e l'idea di questo pellegrinaggio, la signora Antonietta Crucinio, che è una forza della natura, mi permetti di definirti così, Antonietta, perché grazie alla tua intuizione, che poi scopriremo essere anche un'intuizione di qualcuno ancora più importante, questo pellegrinaggio continua a macinare chilometri. Allora partirei da te per spiegarci l'importanza di questo pellegrinaggio e perché Padre Pio stesso lo benedice. Buongiorno a tutti, sono felice. Prima dell'importanza del pellegrinaggio vi dico come è nato questo pellegrinaggio voluto da Padre Pio. Io ero ragazzina, c'era un'anima bellissima di San Nicandro, Titina D'Amato, era una figlia spirituale che dal 60-61 ha chiesto a Padre Pio: Padre, possiamo fare un pellegrinaggio San Nicandro-San Giovanni? Padre Pio ha detto sì signore, lo facciamo, lei ha detto, dopo la Madonna del Carmine, il 18 luglio, e dal 60 fino al 68 abbiamo fatto questo pellegrinaggio con i vari parroci che ci stavano, e una notte la strada non era come ora, era ancora tocciolata, però era frequentata da gente che ancora non ci credevano a Padre Pio. Allora noi abbiamo continuato a camminare con lei. Non dico i problemi, la sofferenza, è passato. L'ultimo pellegrinaggio l'abbiamo fatto il 68, quando è morto Padre Pio. Non l'abbiamo fatto più perché a Borgo Celano eravamo un bel gruppo, è venuto un acquazzone e ci siamo rifugiate nelle famiglie, nelle case delle famiglie, e poi non l'abbiamo fatto più. Invece 40 anni fa, un'idea nostra di famiglia, io e mio marito con la nostra famiglia numerosa, abbiamo avuto una bella grazia. Abbiamo detto: Signore, che possiamo fare? Ricominciamo il pellegrinaggio a piedi da Padre Pio. E così è stato. Avevamo i figli giovani, i cognati, e eravamo 13-14 persone il primo anno, il secondo anno, il terzo anno è stato sempre crescente, sempre, siamo arrivati a 40 anni. Giuseppe, ecco. Peppe, allora, 40 anni 40 sono tanti. Ho dovuto di camminare, insomma, perché in aeronautica dove era non si camminava. Certo. Si volava. Si volava, e quindi questo... E ho abbracciato la famiglia e la cosa cattolica di sempre, perché anche in aeronautica la messa la domenica c'era tutto. Poi vado a cadere in un collegio di figli di deceduti per la guerra, e cosa, ONFA si chiama questa opera nazionale, figli aviatori, e ONFA. Mi trovo lì in mezzo, e questa idea già ce l'avevo, quindi abbiamo curato la parte religiosa sempre, insomma. Anche perché voglio ricordare ai nostri amici telespettatori che il pellegrinaggio San Nicandro-San Giovanni Rotondo non è per niente agevole, perché è una strada tortuosa, chi conosce il Gargano insomma sa di cosa sto parlando, e quando Antonietta diceva che per quella strada c'erano ancora i ciottoli, provo ad immaginare, se ora è complicato tra virgolette arrivarci, figuriamoci più di 50 anni fa, quando c'è stata la prima edizione. Infatti. Adesso, grazie ai giovani, è molto organizzato. Lascio la parola a loro. E allora, i giovani, uno dei giovani è il sindaco di San Nicandro Garganico, il dottor Matteo Vocale, che ci aiuterà a capire anche il sostegno dei giovani per organizzare questo cammino, e anche evidentemente il sostegno di un'amministrazione comunale che si mette a fianco delle persone più anziane in devozione a Padre Pio, giusto? Beh sì, sicuramente l'apporto dei giovani è stato fondamentale negli anni, perché poi
chi ha iniziato nei primi anni andando avanti con l'età, chiaramente poi ha dovuto lasciare il passo ad altri, perché fare più di 30 chilometri durante la notte non è proprio una cosa agevole. Per quanto riguarda il supporto, diciamo, dal punto di vista, come dire, amministrativo, all'inizio il pellegrinaggio è nato in maniera un po' più, come dire, spontaneo, sì, eccetera. È chiaro che oggi, essendo evolute le leggi e le norme sulla sicurezza, c'è bisogno di tutta una serie di accorgimenti per tutelare chiaramente la sicurezza dei partecipanti, che poi nel tempo sono aumentati. Ci sono alti e bassi, tipo ad esempio nel periodo, negli anni del Covid, la partecipazione è venuta un po' meno, però sta riprendendo, quindi credo che poi soprattutto quest'anno, nel 40° anniversario dalla sua ripresa, credo che la partecipazione sarà notevole, e quindi è un evento, come dire, annuale che va sicuramente sostenuto, anche perché ha il suo significato poi profondo, spirituale. E, come dire, oggi poi i cammini sono ritornati in auge. Certo. Per cui credo che abbia tutto ancora da guadagnare questa occasione. E in effetti, Sindaco, ci siamo del tu, dicevi che appunto c'è un profondo significato spirituale alla base di questo pellegrinaggio. Io proprio per questo vado da Don Matteo De Meo, che è un po' la guida spirituale non solo del gruppo di preghiera, ma anche ovviamente di questo cammino. Regia, non so se riusciamo a vedere anche delle immagini che sono relative al cammino dello scorso anno, 39esima edizione, molto partecipata. Allora, Don Matteo, a proposito di senso spirituale, di cammino spirituale, l'estate poi anche, come dire, un momento propizio per mettersi in cammino verso anche una rinascita spirituale, verso nuove fonti di spiritualità. Qual è il senso e il significato di farlo di notte poi? Perché una delle caratteristiche che mi ha molto colpito di questa cosa è davvero il fatto che si tenga di notte, al di là, diciamo, delle varie ripercussioni climatiche, perché magari con il caldo ovviamente è molto difficile. Però è anche un significato teologico spirituale importante, se vogliamo, dico bene? Sì, certamente. La dimensione del pellegrinaggio è una delle dimensioni più belle ma anche più importanti dell'esperienza cristiana nei secoli, da sempre, sin dall'inizio, per cui anche un pellegrinaggio come questo, farlo anche nella notte, assume tutta la sua caratteristica di un significato fondamentale, che è simbolo innanzitutto del cammino cristiano, del cammino della vita dell'uomo. Diceva un nostro amico, un noto cantautore che poi conoscete, anche amico, mio amico personale, Claudio Chieffo, che cammina l'uomo quando sa bene dove andare. Ecco, il significato di un pellegrinaggio è sempre questo: l'uomo cammina anche nella notte della vita, nei momenti più faticosi, più bui, ma cammina bene perché sa qual è la meta. E che sia un santo, che sia la Beata Vergine Maria, che siano dei posti, ecco, che richiamano un'esperienza cristiana profonda, quando l'uomo sa dove andare, la meta è Cristo, che traspare anche attraverso l'esperienza di un santo, allora l'uomo è capace di camminare anche nel buio, perché sa che c'è Lui, la meta è Lui, e quindi anche la valle oscura non diventa un problema, ma diventa un cammino quando si sa dove andare. Quindi un pellegrinaggio come questo assume pienamente le caratteristiche di questo significato. Provo a chiedere a Don Matteo se ci sono anche dei frutti che poi vengono colti da questo albero, perché l'entusiasmo di anno in anno, quest'anno poi ancora di più, insomma la 40esima edizione, porta anche a dei frutti che possono essere di conversione, di anche cambiamento spirituale, se ce ne sono stati anche nel corso degli anni, di cui tu magari puoi darci testimonianza. Ma sicuramente il pellegrinaggio... Chi partecipa a un pellegrinaggio del genere è di due categorie, definiamole così. La prima può essere quella del curioso, che va lì perché è invitato, e quindi è un'occasione per lui di guardarsi intorno e di vedere che c'è anche un modo diverso, no? Per vivere. Cioè, si comunica quella che è una testimonianza di vita, una testimonianza di fede. Quindi in un primo momento, ecco, può assumere per questa categoria di persone, del curioso, dell'invitato, di colui che ci partecipa per la prima volta, di colui che magari lo fa anche senza nessuna ragione spirituale, può essere sicuramente un'occasione. E quindi è il primo significato più importante anche questo, secondo me. Il secondo è quello di chi arriva già con le ragioni della fede.
e arrivando a quelle ragioni della fede non fa altro che incrementare quello che è un cammino che già fa nella vita, e quindi in un gesto come genere, del genere, aumenta ancora di più la consapevolezza della propria esperienza cristiana, perché è un momento di preghiera. I frutti sicuramente dipendono da quello che è la grazia di Dio, innanzitutto, perché un gesto del genere è sempre un canale, come qualsiasi pellegrinaggio, qualsiasi esperienza di fede, un canale attraverso cui la grazia di Dio molte volte agisce anche al di là, no, di quello che si è capaci di fare, di essere in quel momento, e può agire anche nel tempo. Certo, testimonianza di fede, ci sono persone che ci ritornano perché ci hanno guadagnato nella loro vita quotidiana, quindi sicuramente questo è un frutto. Ritornarci perché ci ho guadagnato è un frutto, no? Anche il semplice star lì di nuovo, perché questa cosa mi aiuta a camminare con più autenticità e verità nella mia vita quotidiana. Ecco. Penso che abbiamo inquadrato più che bene, ecco, anche il senso e il significato non solo di questo pellegrinaggio a piedi, ma direi più in generale dell'ampio mondo, come diceva il sindaco, dei cammini, dei pellegrinaggi che hanno delle radici religiose fortissime, partono principalmente da una matrice di carattere religiosa, e dunque poi sta a ciascuno di noi, direi, l'interpretazione che si vuole dare di quel cammino, che possa essere o meno foriero di frutti spirituali o no. Allora, adesso ci fermiamo per la pubblicità, facciamo qualche istante di pausa, perché poi andiamo in seconda linea per ascoltare un po' le testimonianze di chi ha organizzato, di chi ha partecipato e di chi sta in qualche maniera prestando la propria opera e il proprio lavoro per la buona riuscita di questo 40° pellegrinaggio a piedi San Nicandro Garganico San Giovanni Rotondo. Andiamo in pubblicità, restate con noi. Ed eccoci ritornati insieme, siamo in diretta con gli amici di San Nicandro Garganico, che il prossimo sabato 27 luglio, come vedete anche dalla locandina nel nostro LEDUOL e tra poco anche a tutto schermo, eccola qui, compiranno per la 40° volta i chilometri, una trentina circa, sindaco, più o meno, sì, che separano San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo, con la particolarità di farlo a piedi e di notte. Abbiamo anche spiegato il senso del pellegrinaggio, del perché si svolge di notte, della benedizione di Padre Pio per questo momento così bello. Adesso vogliamo passare anche un po' a quelli che sono i dettagli organizzativi, perché dietro a un pellegrinaggio a piedi c'è tanto lavoro, c'è tanta disponibilità, tanta forza di volontà, tanto tempo sottratto anche alle famiglie, al proprio tempo libero per un'opera di devozione nei confronti di un santo, di Padre Pio nel nostro caso. E allora andrei da Gianni Dedda, che ci aiuterà un po' a capire, Demma, chiedo scusa, che ci aiuterà, prego, a capire un po' come viene organizzato appunto questo momento. Prego Gianni, vieni qui, così sei, sì, anche grazie, illuminato bene. Ormai l'organizzazione, diciamo, si è assestata, ormai da anni che ci hanno trasmesso questo evento Ninetta e Peppe, quindi è un'organizzazione ormai, a parte le varie comunicazioni burocratiche e le varie autorizzazioni, scende in un'organizzazione di fatto nella pubblicità, cioè nel dover comunicare che l'esistenza del pellegrinaggio, l'esistenza di questo numero importante, il 40, dove dietro questo 40 c'è una storia, ci sono delle storie di pellegrini, ci sono tanti eventi che rappresentano questo pellegrinaggio, che è trasversale rispetto agli altri pellegrinaggi che vengono qui a San Giovanni Rotondo. Sono noti quelli che vengono dalla Piana verso, dalla Valle di Stignano verso San Giovanni Rotondo, ma questo è particolare perché è unico, da San Nicandro Garganico a San Giovanni Rotondo. Quindi al seguito abbiamo un pulmino per chi non ce la fa, ed il pullman che ci porterà di ritorno a San Nicandro Garganico, che ci riprende dal piazzale Forgione e ci riporta poi a San Nicandro Garganico dopo la messa alle 6:30 qui alla Chiesa delle Grazie. Tu a che edizione sei? Io sono alla quinta edizione. Quindi sei un giovanotto da questo punto di vista. Diciamo di sì, sono
una new entry da poco, però mi sono appassionato a questo pellegrinaggio proprio perché ha una sua originalità nella sua preparazione. Quindi nella questa sua... sarà la sesta volta? Sì, la sesta volta. Presumo che ogni volta sia un qualcosa ogni volta di diverso. Sì, è diverso perché abbiamo delle pause durante che sono dei momenti di riflessione che condividiamo tra di noi. Quindi è proprio questa la diversità, non è un cammino lungo durante la notte, ma abbiamo delle pause durante questo percorso dove ci soffermiamo, parliamo, ragioniamo, riflettiamo e quindi sono momenti di riflessione importanti che fanno sì che ci sia anche una socialità fra i pellegrini che magari non si conoscono. Così come non conoscevamo un gruppo che da qualche anno è con noi, da Battipaglia, che si è unito a questo pellegrinaggio e anche quest'anno più folto la partecipazione grazie alla TV di Padre Pio che loro hanno visto da Battipaglia la pubblicità due anni fa credo e quindi hanno telefonato, ci hanno raggiunto e sono con noi già da qualche anno. Che bello. E allora a proposito di momenti di condivisione, di preghiera, pregherei Lina e Costantina, venite qui magari, grazie, così ci aiutate perché Costantina mi ha detto Antonietta essere l'ani, la segretaria. Segretaria del gruppo di preghiera. Lina, ok, mentre Costantina è l'anima della preghiera, potremmo dire così. Preghiera. Ok, allora lascerei a voi la parola un po' per aiutare anche i nostri amici telespettatori per condividere anche le vostre emozioni. Sì, il pellegrinaggio è una preghiera con il corpo e come è stato detto è anche fatica. E io durante tutta la notte, durante questa fatica, guido le preghiere. Le preghiere sono alternate con canti, ma anche ci sono momenti di silenzio e di riflessione personale. La cosa bella è che, soprattutto durante la recita del rosario, chiunque si può avvicinare a me per recitare una posta di rosario. Quindi c'è anche questa bella condivisione. Devi essere quella, tra virgolette, più in forze di tutte, sì. Perché altrimenti se ferma la preghiera poi non si va più avanti. Prego. Allora, io posso dire che conoscendo tutti i membri del nostro gruppo di preghiera, ogni anno mi riferiscono che è sempre un'emozione, un atto di devozione e che, come diceva Don Matteo, ogni anno si raccolgono dei frutti che poi li tramandano nella vita quotidiana e quindi è sempre un'emozione fare questo pellegrinaggio, anche perché si portano delle intenzioni di preghiera, ognuno secondo diciamo le proprie necessità. Sì, necessità. Voi siete al vostro? Io ho cominciato negli anni 90, ero proprio una ragazza, poi ho smesso per qualche anno e ho ripreso da 6 o 7 anni. Io invece sono circa 8 anni che lo faccio ed è sempre un cammino di fede spirituale molto sentito. Grazie. Allora chiudiamo con il più giovane del gruppo, Antonietta, perché mi sembra giusto dare anche a lui la parola e poi ci avviamo alla conclusione. Perché Costantino, perché è importante? Perché lui è tutto in chiesa, è l'angelo custode nostro. È bravo, è dolce, è sempre pronto. Però quest'anno deve fare il pellegrinaggio a piedi. La tua prima volta? È no, come regola. Ci sono state altre edizioni, ma non ho partecipato negli ultimi anni per motivi di studio, per impegni personali. Perché tu cosa fai nella vita? Studio giurisprudenza. Ah, ok. Quindi sono studente di giurisprudenza presso l'Università di Foggia. Che bello, che bello. Chiedo se ci sono anche dei coetanei, ovviamente, dei tuoi coetanei che in qualche maniera si interessano, si avvicinano a questa realtà. Sì, ci sono alcuni coetanei che sicuramente si sono avvicinati a questa esperienza del pellegrinaggio e devo dire il riscontro è stato abbastanza positivo perché comunque un'esperienza di fede intensa, un'esperienza di fede molto forte per le motivazioni che ci diceva poco fa Don Matteo, come hanno raccontato i responsabili e come ha raccontato lo stesso responsabile del pellegrinaggio. Quindi sicuramente un riscontro positivo da parte sia di coetanei, quindi di giovani, ma anche da persone magari adulte che si sono avvicinate per la prima volta al pellegrinaggio, sicuramente un riscontro più che positivo per questa intensa esperienza di fede. Che bello, grazie Costantino. Allora
Andiamo in chiusura con Antonietta, l'entusiasmo è a mille, sì. Davvero io sono contento di aver avuto più voci, perché tante voci raccontano, come dire, l'orchestra fa poi la sinfonia, augurandoci che ce ne siano altrettante, di edizioni altrettante ancora. Tu con quale approccio ti avvicini a questo 40esimo, perché presumo ci sia anche tanta emozione per una creatura voluta, sognata e che comunque continua a camminare sulle gambe di tanti valorosi giovanotti, potremmo dire così. Sì, è vero, è un'esperienza bellissima, è un dono di Dio, perché sto raccontando la verità, la gioia di Padre Pio, e invito tutti a partecipare a questo pellegrinaggio, perché è una notte di preghiera, una notte di silenzio, una notte che si ammira la bellezza del creato nel silenzio, nella preghiera e nella sofferenza. È un momento importante. Noi ogni anno ci mettiamo un'intenzione forte, perché il gruppo di preghiera è fatto da gente bella, semplice, ma molto molto operativa. Siamo come delle formiche in silenzio. Se dobbiamo fare qualche opera di bene, siamo pronte. La preghiera è altrettanto. Antonietta, tu mi dicevi che nei prossimi mesi costituirete un altro gruppo di preghiera, sì, giusto? Sì, da Don Roberto, il fratello di Don Matteo, ad Apricena. Ah, ok. Ad Apricena. Sicuramente lo faremo, perché abbiamo fatto già altri gruppi di preghiera a Palma de Mallorca, volontà di Dio. E allora, ogni anno, ripeto, ci mettiamo un'intenzione particolare, soprattutto noi i responsabili, con l'aiuto di tutto il gruppo di preghiera. Quest'anno abbiamo detto pregheremo per le vocazioni sacerdotali, perché per noi il sacerdote è tutto. Noi non siamo una setta, siamo un gruppo voluto da Padre Pio, ma che ci teniamo ad avere il sacerdote con noi, prima di noi, e vogliamo vivere come i pulcini sotto la chioccia. Grazie a voi, grazie a Fra Nicola, Monopoli, a tutti i frati che ci seguono sempre. Noi quest'anno abbiamo fatto 61 anni come gruppo di preghiera. Abbiamo avuto il saio di Padre Pio, è stato veramente un miracolo, una grazia, perché tante persone sono state gratificate. Don Matteo, la responsabilità è tanta. È una responsabilità di un parroco, di un padre. È sicuramente la responsabilità che coincide con la paternità, no? Di quei gruppi che nella parrocchia si muovono e che bisogna in qualche modo, ecco, non solo richiamare, ma con cui bisogna condividere un'esperienza di fede, no? Insieme. Quindi sicuramente una grande opportunità, non soltanto per i singoli che ne fanno parte, ma per tutta la comunità parrocchiale e per tutto il nostro paese, no? È un luogo di fede. E infatti vorrei chiudere proprio con il sindaco, perché è un momento di festa, direi, anche per la città di San Nicandro, che ha una grande devozione per Padre Pio. Sì, sì, sicuramente è una devozione che nasce da quando Padre Pio era ancora in vita, quindi molti figli spirituali, alcuni purtroppo sono passati a miglior vita, altri come loro sono viventi e quindi continuano a perpetuare questa devozione. La città ormai dopo tanti anni sa che in questo periodo è una data mobile, perché poi ci si riferisce più o meno all'ultimo sabato di luglio, possibilmente con la luna piena o giù di lì, di modo che la strada sia anche illuminata, come dire, dalla natura. E quindi sanno che sulla strada San Nicandro, San Marco in Lamis e quindi poi San Giovanni Rotondo c'è questo pellegrinaggio, per cui bisogna fare attenzione, certo. Chi va, chi viene. Quindi è una cosa che ormai si è strutturata all'interno della società sannicandrese, che quindi continuiamo a portare avanti anche in questo senso. E noi siamo contenti di aver dato spazio, perché davvero Cifra Tonda merita uno spazio importante. Io vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con noi, avete affrontato anche un viaggio, ovviamente non a piedi ma in macchina questa volta, per arrivare almeno stavolta da San Nicandro a San Giovanni Rotondo. Tra l'altro riflettevo sul fatto che poi il 28 luglio ci sarà l'anniversario dell'arrivo di Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo. Sì, è una piccola coincidenza, magari non vuol dire niente, però insomma tante volte le coincidenze aiutano un po' a rendere la vita più leggera. Grazie di cuore. Grazie. Vuoi chiudere, Antonietta? La mattina quando arriviamo qui per le 6, poi abbiamo la messa con la nostra guida spirituale e poi torniamo a casa. Benissimo.
Abbiamo anche visto il programma, magari riusciamo a rivederlo un'ultima volta, regia, prima di andare in pubblicità. Eccolo qui, grazie. E ovviamente se qualche nostro telespettatore ha intenzione di partecipare, ci sono tutti i riferimenti nella locandina che state vedendo. I nostri amici penso saranno più che contenti di accogliervi, come del resto mi pare di aver capito anche negli anni scorsi c'è stato questo tipo di situazione. Grazie di cuore, buon pellegrinaggio, andiamo in pubblicità. Apparizioni della Madonna o dei Santi, ma più che altro sono le apparizioni della Madonna quelle più note e che di tanto in tanto così ci vengono proposte, salvo che poi alla fine ci si accorge che non erano affatto delle apparizioni. E quindi all'inizio bisogna parlare sempre di presunte apparizioni. Ma quali sono i criteri per dire se, o meglio, per studiare se un'apparizione è vera o è falsa, e quindi sono apparizioni mariane? Quali sono i criteri per distinguere le apparizioni mariane vere da quelle presunte o artefatte? Ricorro, mi faccio aiutare, da padre Stefano Cecchin. È un servita, un religioso, un monaco servita, un mariologo, studioso della Madonna, ma più che altro è presidente dal 15 aprile 2023 dell'Osservatorio sulle apparizioni mariani e i fenomeni mistici nel mondo, un osservatorio che appunto si mette a disposizione delle commissioni diocesane per aiutarle e per sostenerli quando devono decidere e illuminare il popolo su delle presunte apparizioni mariane. E vi sono dei criteri. Il primo criterio, vi leggo quello che ha scritto padre Stefano Cecchin, quindi non sono parole mie. Il primo criterio fondamentale è la parola di Dio. Nessun messaggio delle cosiddette apparizioni private deve essere in contrasto con la rivelazione contenuta nella Bibbia e nella Sacra Scrittura. Quindi, dice Don padre Stefano Cecchin, è importante quando bisogna costituire delle commissioni a livello diocesano inserirci un biblista. Se noi vediamo le apparizioni mariane note e quindi approvate dalla Chiesa, mi vengono in questo momento Lourdes e Fatima, ma ce ne sono tante altre, anche le prime sette apparizioni diciamo dichiarate autentiche, le prime sette apparizioni di Medjugorje dichiarate autentiche, tutte hanno un riferimento biblico, tutte hanno uno sfondo, un collegamento biblico che non è in contrapposizione con la parola di Dio e con la rivelazione. E questo è importante. Quindi il primo criterio è la parola di Dio. Le apparizioni non devono essere mai in contraddizione con la parola di Dio e il dato della rivelazione. L'altro criterio lo dico domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!
E giungiamo al termine di questa bella intensa puntata di Just Today. Vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento, come sempre, è a domani, subito dopo la celebrazione eucaristica. Grazie e buon proseguimento di giornata.